Oh Fringuelli, l'Unione Ciclistica Internazionale ha detto che dal 2025 non si possono più montare sulle biciclette del circuito World Tour le leve dei comandi ruotate verso l'interno, perché sembra che possa influire in modo negativo sulla frenata, sul tempo di reazione, eccetera. Allora, potrebbe anche essere vero, non voglio dire di no. Mi sorprende però che l'Unione Ciclistica Internazionale metta ancora un veto su quelle che possono essere, diciamo così, alcune soluzioni tecnologiche. Ora, voi lo sapete, l'Unione Ciclistica Internazionale impone e ha imposto e continua a imporre e probabilmente imporrà anche negli anni successivi il design delle biciclette. Il telaio di una bicicletta è quello classico dei tre triangoli. Non si scappa, non si esce, anche se un ingegnere trovasse un modo innovativo per rendere la bicicletta più veloce, più sicura, più aerodinamica, più leggera, con altre forme, non si può fare, almeno nelle gare della Federazione Unione Ciclistica Internazionale. In altre federazioni sì, come ad esempio nel triathlon. Dunque, perché, lo abbiamo detto, l'Unione Ciclistica Internazionale ha vietato la rotazione verso l'interno delle leve? Per una questione di sicurezza, cioè sembra che sia più difficile raggiungere le leve dei comandi. Ora, questo escamotage è stato perpetrato per tutto il 2023 da molti ciclisti, sia su strada, sia su corse gravel che su corse, diciamo così, da ciclocross, perché permetteva di in qualche modo ridurre l'impatto aerodinamico che la parte frontale della bicicletta aveva, ovviamente durante l'avanzamento, e a questo molti ciclisti hanno aggiunto anche una barra manubrio più piccola. Se voi infatti guardate, ci sono molte foto, no, dove fanno i confronti tra una posizione classica con una barra manubrio molto ampia, diciamo così, una barra manubrio normale, con le leve dei comandi perfettamente perpendicolari alla barra orizzontale, e il confronto con una barra manubrio nettamente più piccola con le leve dei comandi rivolte verso l'interno. È un escamotage prettamente aerodinamico, ok? Cioè l'impronta frontale del manubrio, o meglio di tutta la barra manubrio, è sicuramente più piccola, ma non solo. Non solo, anche il ciclista nel poggiare le mani su una barra manubrio più piccola e con le leve dei freni o dei comandi ruotate verso l'interno assume una posizione con le spalle nettamente più chiusa, ok? Questo offre enormi vantaggi aerodinamici, ma anche degli svantaggi, diciamo così, anatomici, perché comunque la cassa toracica si comprime di più in posizioni molto più anguste e quindi lo sviluppo polmonare è, diciamo così, ridotto. Diciamo, non sviluppo polmonare, la capacità polmonare, ecco, polmonare, ok, sono un po' intrippato. La capacità di apertura dei polmoni risulta essere un pochino più ridotta, più costipata. Quindi l'Unione Ciclistica Internazionale, in modo univoco, come fa d'altronde sempre, decide che per questioni di sicurezza, su cui nessuno discute, non si potranno più vedere barre manubrio con le leve dei comandi rivolte verso l'interno. Giusto o sbagliato, questa sarà la prossima norma, il prossimo obbligo vincolante dal 2025. Allora, sulla sicurezza io non discuto mai, cioè se l'Unione Ciclistica Internazionale ha deciso che è più pericoloso avere queste leve dei comandi, scusatemi, rivolte verso l'interno, io su questo non discuto. Discuto semmai su come l'Unione Ciclistica Internazionale sia così invadente nella progettazione di biciclette e ovviamente se, come abbiamo detto all'inizio di questo video, la progettazione di biciclette è impiccata dai regolamenti dell'Unione Ciclistica Internazionale, è chiaro che meccanici e atleti cercano sempre piccoli escamotage, no, per migliorare, non so, come in questo caso, l'efficienza aerodinamica. Ora, noi siamo di fronte a un ciclismo che, per quanto riguarda la progettazione di biciclette ad alti livelli, è ormai standardizzato, cioè tutte le biciclette stanno arrivando più o meno agli stessi livelli, adottano più o meno tutte le stesse soluzioni e non si vede quasi niente di innovativo, magari c'è molta ricerca sui materiali, però diciamo le forme sono quelle e sono quelle per tutte, cioè non si scappa. Quindi in un settore altamente tecnologico come quello del ciclismo, secondo me l'Unione Ciclistica Internazionale dovrebbe a volte cedere un po', dovrebbe dire ok, quest'anno non so, si può sviluppare liberamente il carro posteriore. Voi immaginatevi dopo 3-4 anni quali soluzioni alternative possono venire fuori. Oppure
Quest'anno, dal 2030 al 2035, l'Unione Ciclistica Internazionale permette, in modo del tutto arbitrario, di sviluppare completamente, come volete, il telaio delle vostre biciclette. Lì avremo delle cose stratosferiche, bellissime, magari più leggere e quant'altro. Cioè, quello che noi vediamo è frutto di questi regolamenti. Cioè, noi vediamo le biciclette fatte in quel modo non perché i produttori vogliono venderle in quel modo o perché il mercato le richiede in quel modo, perché semplicemente l'Unione Ciclistica Internazionale ha dettato le regole delle top bike. Le top bike che voi vedete al Tour de France sono limitate da delle clausole, da dei limiti di protocollo molto stringenti che non permettano altre forme, e quindi noi ormai il nostro occhio, la nostra mente si è abituata ad apprezzare quel tipo di bicicletta, ma potrebbero diventare molto di più e probabilmente dovrebbero diventare molto di più, perché ormai la tecnologia parla chiaro, si possono fare cose nuove mantenendo standard di sicurezza altissimi, se non addirittura più alti, con caratteristiche migliori anziché sempre le stesse biciclette. Comunque, non parlavamo di questo, parlavamo delle leve dei comandi. Io credo che se c'è un problema di sicurezza, bene ha fatto l'Unione Ciclistica Internazionale. A mio modo di vedere avrebbe dovuto quantomeno sentire anche il parere dei ciclisti, dei meccanici, capire perché ciclisti e meccanici sono arrivati ad adottare questo tipo di soluzione, e poi al limite, dopo tutta questa serie di analisi, test e verifiche, decidere di vietarle oppure permetterle. Ok Finguelli, questo è il mio punto di vista come sempre, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento, alla prossima, ciao!